Don Marrico, domani sera la veglia diocesana per i missionari martiri, qual è il tema che è stato scelto a livello nazionale? Il tema di quest'anno si intitola Vite intrecciate, questo profondo intreccio fra la vita di un missionario, il popolo del quale si prende cura e anche delle persone che lo perseguitano. Un momento di preghiera e di adorazione, come si svolgerà e dove? Sì, presso il santuario Sant'Antonio di Gaggiola alle 18:30 faremo la veglia missionaria in ricordo dei martiri sotto forma di adorazione eucaristica e sarà presieduta dal nostro vescovo. Ecco, 20 sono i martiri del 2020, appunto, anche un tributo pesante anche quest'anno alla fede. Si parlerà in modo particolare di due sacerdoti, uno che ha pagato con la vita la sua attività, un altro fortunatamente ancora Esatto, in il primo attività. del quale si parla sarà Padre Pierluigi Macalli, che si vede già nel nostro manifesto, e poi ovviamente anche di Don Roberto Malgesini, sacerdote che durante i lockdown continuava ad andare ad aiutare i poveri, a dar loro da mangiare, e purtroppo poi è stato ucciso da uno di loro che aveva dei problemi psichici. La veglia domani sera alle 18:30, abbiamo detto, si potrà ovviamente partecipare in presenza con tutte le garanzie Esattamente. possibili e le precauzioni dovute Esattamente. alla situazione della pandemia. Per chi invece avesse la necessità appunto di rimanere a casa per problemi diversi, sarà trasmessa in diretta su Teleliguria Sud. Vogliamo fare un invito allora in un modo o nell'altro a partecipare a questo momento così significativo. Perfetto, siete tutti invitati a partecipare, i più giovani e i meno giovani. Rimaniamo tutti uniti perché questo è già l'inizio per fare una vera missione.